Allora, prevalere 6-3-7-5 su Jelena Jankovic. Giorgio, avevamo detto che era possibile, però bisognava giocare la partita perfetta. Sara Errani questo ha fatto. Beh, si può dire che oggi è stata una partita praticamente perfetta, sia in fase di difesa, ha sbagliato pochissimo, solida, in fase offensiva perché è stata una giocatrice coraggiosa. Sara è andata a cercare colpi al volo, il dritto al volo, che gli ha dato dei punti importanti, smorzata, passante, diciamo che oggi in tutti i compartimenti è stata ineccepibile, mentalmente fortissima perché ha recuperato un set, il secondo set da 4-1, quindi non ha mai mollato, è un set che vale doppio, devo dire una Sara Errani al top, forse meglio che con la Lina. Ancora meglio, sicuramente nel primo set nel quale Sara Errani ha preso subito l'iniziativa muovendo molto l'avversaria, scendendo spesso e volentieri a rete, chiamando spesso e volentieri Jankovic a rete con una palla corta che è stata particolarmente efficace. Primo set davvero esemplare per Sara Errani, che poi è andata sotto 4-1 nel secondo, lì ha chiesto l'intervento di Pablo Lozano, era scesa un po' di tensione. Che cosa è cambiato dopo? Ma probabilmente è tornata a essere più propositiva, a dare meno riferimenti, quindi muovere la palla, muovere di più la palla, non giocare con schemi fissi, e di conseguenza ha ritrovato il suo gioco. Abbiamo Pablo Lozano proprio in diretta con noi, il coach di Sara Errani. Facciamocelo dire da lui. Eccoci con Pablo Lozano. Allora, una grandissima emozione, ma se il match disputato ieri era il migliore della carriera, questo cos'è oggi? Come lo definiamo? Uno dei più sofferti, uno dei più con tanti problemi, non forse da fuori non si capisce dei problemi che ci sono dentro al campo, per quello io valuto sempre la capacità di sofferenza che ha Sara. Oggi è un'altra dimostrazione di quando sembra che non ce la fa più, quando sembra che non c'è più benzina, quando sembra che è un po' quasi tutto perso, è capace di rifarsi e di continuare con fede provandoci tutto quello che può e di più, e pure avere anche il premio. Non sempre capita, però una felicità immensa che ti capita. È troppo forte, troppo forte, basta, è troppo forte, troppo forte. Ma che gli avete fatto a sta ragazza? Vieni qua. Anche pure il supporto di tutto il pubblico, del stadio, di Roby, di Davin Des, di tutta la famiglia, l'hanno alzato in un altro posto, forse con tanti problemi, con tanta sofferenza non ce l'avrei fatto, invece qua è riuscito ad avere il premio. Grazie, davvero una grandissima emozione, lo vediamo, l'occhietto emozionato. Ora fermiamo subito Davide, una battuta. Devi, è per forza. Eccoci con Davide, insomma. Meglio che tengo gli occhiali. Aspetta. Davide, meglio che tieni gli occhiali? Tengo gli occhiali, sì, no, bellissima partita, atmosfera splendida, dai, siamo molto contenti. È stata dura, se l'è meritata tutta. Un gioiello tattico quello di oggi, direi. Sì, ha giocato bene dall'inizio, è partita bene, subito carico. C'è stato un attimo che la Jankovic è salita all'inizio del secondo set, però Sara è sempre stata lì lucida con la testa, comunque sapeva quello che doveva fare, è andata bene. Come ha vissuto la vigilia Sara questa mattina? Cosa vi siete detti prima appunto di arrivare qui e scendere in campo? No, tranquilla, molto rilassata, sapeva quello che doveva fare, era carica, è andata bene. Ti lasciamo che vuoi andarla ad abbracciare. Ciao. A voi.